Nemmeno una fan sfegatata come me può dire che splendente come una padella sia un libro riuscito per Amélie Nothomb, o almeno compiuto. Più che altro è una serie di idee, di intuizioni. Lo dice lei stessa, queste sono... più che altro dei guizzi. Poi il padre le chiede: hai qualche cosa nel cassetto da prestare a dei miei amici per qualche opera di beneficenza? E lei dal suo cassetto magico caccia queste storie, questi spunti. In uno, nel primo, quello che dà il nome proprio alla figlia, splendente come una padella, è la reggia, in cui c'è un imperatore cinese abituato a ogni bellezza, che appunto per questo trova attrazione esclusivamente per le donne bruttissime. In un altro, invece, c'è un tipo che conosce poliglotta, ma a dir poco, conosce tutte le lingue del mondo, comprese quelle degli animali. Un'altra cosa sfiziosa. C'è un altro, invece, in cui c'è un ubriacone che si rovina a furia di vinacci, fino a quando un cameriere gli dà un consiglio: ma perché non ti prendi un bel barolo? Ti fai un bicchiere solo, spendi uguale rispetto a questo vinaccio, ma la soddisfazione come cresce. Ed effettivamente l'ubriacone deve convenire che l'idea è buona e decide di adattarla anche alla sua altra grande passione, che è però quella di ammazzare persone. E ce ne sono anche degli altri, ma non vi racconto più nulla. Lo spunto è questo: se amate Amélie Nothomb, va a completare il suo mondo ideale. Se non avete mai letto, non partite da questo, naturalmente.